Amici di Space Viola, eccoci qua, i top, tanti top questa sera, veramente tantissimi top e i flop, ma di morti flop di Roma Fiorentina, ovviamente di carature a maglie viola, anche se contro la Roma si è giocato con la maglia nera perché nero è proprio il momento della Fiorentina. Comunque ragazzi, i top e i flop. È stato molto difficile scegliere i top, vi dico la verità, perché c'è tantissime insufficienze in questa partita, però partiamo ovviamente dai flop. I flop, ragazzi, è facilissimo. Allora, sui podio, ragazzi, ci sale Dodò. Dodò perché dopo 24 minuti decide di avere il secondo intervento è roba da pazzi perché fa una scivolata piede a martello dove poteva fare di tutto e di meglio, temporeggiare, poteva accompagnare l'avversario, poteva tirare una spalla, poteva fare il che vuole. No, lui sceglie di andare in scivolata piede a martello, già ammonito, quindi tu sei doppiamente vischero e costringe la tua squadra a giocare in 10 dal 24esimo del primo minuto. Ok, quindi Dodò sul podio dei flop. E alla seconda postazione, ragazzi, ovviamente, chi non ci potrebbe essere se non uno dei problemi di questa Fiorentina? Jovic. Luka Jovic, che nonostante abbia iniziato anche benino, poi scompare. Sostituito poi alla fine del primo tempo per via dell'espulsione dell'espulsione e tutto. Ma poi va nel suo mondo, no? Nel suo dimenticatoio, non si muove più, non fa più uno scatto, niente, nada, nisba. Jovic inesistente. Quindi se Dodò si piglia un 4, Jovi si piglia un 5 meno, perché ragazzi, cioè, questa è una Fiorentina spuntata. Parliamoci chiaro, qui la società deve intervenire, quindi non mi venite a dire che Cabral e Jovic sono gli attaccanti che ci portiamo a fine campionato, perché un se ne lega le pelle. E alla terza posizione, quindi a condividere in questo caso, ci metto due giocatori, anche se forse potevo mettere un altro, però preferisco mettere loro due, e quindi condividono la terza posizione dei flop, Milenkovic e Igor. Perché? Perché stasera serata no dei nostri difensori. Serata no, ok? Serata proprio no. Potevo mettere anche Biraghi, però sinceramente entrambi. Allora, Milenkovic inizia bene, bravino, chiude bene anche l'incursione, la prima incursione di Avram, però poi anche Milenkovic, ragazzi, sbaglia tanto in fase d'appoggio, in fase di ripartenza, non regge più Abraham, cioè molto spesso si costringe lui stesso a sbagliare, cioè Milenkovic male. E poi Igor che si perde, soprattutto sul raddoppio dello scatto di Abraham, lo perde, non in un'unica occasione, lo perde in più occasioni, quindi Abraham, attaccante, ok, della Roma, mette in difficoltà Milenkovic-Igor. Noi, che non ci sa un attaccante, si lascia una partita molto agevole ai difensori della Roma. Queste sono le mie tre posizioni, nonostante abbia nominato quattro calciatori, ma sono le mie tre posizioni per quanto riguarda i flop della Fiorentina contro la Roma, che esce, onestamente, meritatamente sconfitta, perché ora non so 11 contro 11, vi dico la verità, però la Roma ha meritato, al di là dell'espulsione, proprio ha meritato. C'è un'altra idea di gioco, un'altra velocità, tutt'altro. I top. I top. Quali giocatori mettiamo top? Dai, allora, sui podio, ragazzi, e questo lo voglio mettere perché ci tengo a metterlo, sul top che si prende. Sono tutti 6, i top che do stasera, non do voti 6 più, 6 e mezzo, no, sono tutti 6. Però alla prima posizione ci voglio mettere Lollo Venuti. Eh sì, ragazzi, stasera vince lui la classifica dei top della Fiorentina perché fa meglio di Dodò e fa meglio anche degli altri, cioè limita molto meglio gli avversari lui della Roma, ok? E aiuta i suoi compagni ad avere molto meno fiato sul collo, cioè fa meglio di Dodò, fa meglio dei suoi compagni di reparto. È la realtà dei fatti, quindi Dodò 6 sale sui podio. Eh sì, ragazzi, sale sui podio. Al secondo posto ci metto Nico Gonzalez che entra nel secondo tempo. Gli bastano veramente 10 minuti di tempo per svegliare la difesa della Roma. Gli bastano 10 minuti. Nei primi 10 minuti, 15 minuti, la Roma ha il suo bel da fare con Nico Gonzalez, che poi c'ha la sua reazione, piglia un cartellino giallo perché voglio dire, poi c'è anche la frustrazione. Però, tra l'altro, manda anche molto bene Bonaventura, che però non sfrutta. Detto questo, al secondo posto con un altro 6 va Nico Gonzalez. Ora, ho faticato tanto, ragazzi, a scegliere il terzo,
però mi sento di metterci Amrabat. Anche lui si piglia un 6, perché secondo me Amrabat poteva fare un capellino meglio stasera contro la Roma. Detto questo, si vede che il Mondelli ha fatto bene, perché si vede, c'ha una, anche a un certo punto c'è anche troppa confidenza con se stesso, però loro tre, Venuti, Gonzalez e Amrabat, secondo me sono quelli che si salvano in questa debacle che la Fiorentina ha fatto a Roma, grazie anche al suicidio, perché è un suicidio, è un harakiri di Dodò che dopo 24 minuti decide di andarsi a fare la doccia. Detto questo, ragazzi, seguite gli amici di Space Viola, ovviamente se vi va seguite anche me, Mister Viola, mi trovate su tutti i miei social, Instagram, YouTube e Facebook, come sempre ragazzi, forza Viola e next, next, pensiamo già alla prossima, ciao ragazzi e forza Viola.